L'ora esatta è offerta da... Da quasi 50 anni ci dedichiamo al riscaldamento e condizionamento. Esperienza, competenza, pronta assistenza. E tante innovazioni, come le nuove energie rinnovabili a consumo zero, come il sole, il geotermico e le biomasse. Vogliamo farvi risparmiare rispettando l'ambiente. Ditta Poggi Ugo. A fianco dei nostri clienti. Accettiamo le sfide... Per un futuro migliore. E da oggi, Agenzia Riello. Per Alessandria, Novi Ligure e Valenza. Un cordiale buongiorno ai nostri telespettatori che seguono questa edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'elenco dei comuni annuvionati che potranno beneficiare dello slittamento per quanto riguarda il pagamento dei tributi. Restano fuori alcune località ed è naturalmente polemica. Nonostante la Palazzo Chigi arrivi la rassicurazione che quello varato è solo un elenco parziale. Intanto continua l'incessante opera di bonifica per liberare dal fango le città e i paesi colpiti dall'ondata di maltempo e contemporaneamente i danni continuano a salire. Il servizio di che ti porcento? è polemica sui comuni rimasti fuori dal decreto ministeriale che ha prorogato il termine del pagamento dei tributi per i cittadini e le imprese residenti nei comuni coinvolti nel maltempo di inizio settimana. Un elenco provvisorio come ha precisato ieri in una nota il senatore Federico Fornaro, ma che lo spettro dei tempi della burocrazia italiana ha messo di malumore realtà come San Cristoforo, Mornese, Tagliolo e Montaldeo, rimaste fuori dall'elenco deciso da Palazzo Chigi. 38 invece comuni che il Consiglio dei Ministri ha inserito nella prima tranche e di cui i cittadini si vedranno slittare al prossimo anno i pagamenti dell'IVA di tasse e tributi. Una diseguaglianza che ha fatto balzare per primo dalla sedia il sindaco di Mornese, il quale saputo la notizia ha immediatamente chiamato la prefettura per protestare. Ma anche da Palazzo Ghilini, sede dell'amministrazione provinciale, arriva l'invito a smorzare i toni, perché chi è rimasto fuori dalle esenzioni sarà presto inserito. Intanto il fango che si è depositato laddove le violente piogge hanno inondato città e paesi di mezza provincia sta facendo intravedere i veri danni dell'alluvione, e salgono di un ora in ora i numeri di frane, smottamenti e di case inagibili. Solo a Gavi le abitazioni a rischio sono attualmente 28. A Novi Ligure, le due scuole che ancora mancano all'appello, la Martiri della Benedicta e quella in piazzale Pieve, riapriranno lunedì. Ma l'emergenza idrica in tutta la città non è ancora cessata e domani sarà una settimana che i 28.000 abitanti potranno usare l'acqua che sgorga dai rubinetti solo per scopi igienici. Intanto, domani e domenica, nell'ex caserma militare di Via Verdi, è previsto il nuovo ritrovo dei volontari che saranno impegnati nello sgombro di cantine e garage privati dove acqua e fango hanno distrutto tutto quello che contenevano. Polemiche in frazione Sorli, a Borghetto-Borbera, dove i pochi abitanti si sentono dimenticati nonostante gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco e tutta la grande task force dei soccorsi non abbia ancora avuto nemmeno il tempo per respirare. A Viguzzolo, nel Tortonese, il Grue si è portato via la normalità della gente e l'angoscia che l'esondazione del torrente ha lasciato è palpabile tra chi fino a domenica scorsa aveva ancora una casa e un'attività. I volontari fanno un appello perché mancano scarpe da uomo e indumenti per bambino. Disperazione anche a Cassano Spinola, dove sono cento le case che l'alluvione non ha risparmiato, trasformando il paese in una landa desolante dove le pale per liberare i detriti sono l'unico rumore che scandiscono il tempo. L'ondata di pioggia ha messo in ginocchio anche moltissime attività, grandi e piccole, soprattutto dei paesi che non riescono a intravedere un futuro già per se stesso minato dalla crisi alla Ela dufur di Novi oggi l'attività è ripresa a pieno ritmo ma alla Bundi di Borghetto Borbera gli operai spalano il fango del piazzale senza sapere se sotto a quella coltre ci sarà ancora la speranza di sopravvivenza della fabbrica minata da una difficile situazione produttiva ed è stato duro l'impegno dei vigili del fuoco del dipartimento di Alessandria i quali dopo essere intervenuti a Genova hanno dovuto tornare ad Alessandria e affrontare l'alluvione nel basso Piemonte, oltre 200 gli interventi effettuati, 150 i salvataggi delle persone bloccate dal dall'affango e eh, dal, dalle prane. Vediamo il servizio. Non ha tregua il lavoro dei vigili del fuoco di Alessandria che subito dopo aver soccorso le popolazioni colpite dall'alluvione in Liguria hanno dovuto affrontare il disastro che il maltempo ha provocato nel basso Piemonte. Nonostante le condizioni meteorologiche siano migliorate, il loro impegno nei paesi colpiti dall'alluvione continua insieme all'esercito, alla protezione civile, guardie forestali e forze dell'ordine. Tutti insieme lavorano per riportare la situazione alla normalità. Per avere un'idea dell'attività svolta dai pompieri della provincia di Alessandria basta leggere i numeri del lavoro fatto fino ad oggi. Gli interventi di soccorso effettuati sono stati 220 con il salvataggio di circa 150 persone bloccate dall'acqua o da movimenti franosi. Le operazioni di soccorso hanno impegnato i pompieri in prosciugamenti e verifiche delle condizioni di sicurezza del territorio. Nella zona di Gavi sono stati effettuati sopralluoghi per accertare la situazione delle abitazioni minacciate dalle frane. Ad Abolasca è stato monitorato il Rio delle Fracce, il cui alveo era stato parzialmente ostruito dal crollo di un fabbricato. A Stazzano si sono verificate le stesse condizioni per il rio Vargo, ostruito dalla caduta di alberi di alto fusto. A Bornese e a Tagliolo Monferrati, Fuoco con l'ausilio di autocisterne, hanno provveduto ad effettuare servizi di rifornimenti idrici ai cittadini rimasti senza acqua. E sono tanti. Dalla giornata di oggi sono impegnati gli operatori del Gruppo Operativo Speciale, abilitati alla conduzione di macchine per il movimento terra. Un contingente di 5 unità è impegnato da due giorni a Cassano Spinola dove la situazione è davvero impressionante per la rimozione dei detenuti trasportati dal Rio Frace, ma l'attività dei vigili del fuoco, i quali in collaborazione con la prefettura continuerà anche nei prossimi giorni. Ancora cronaca, importavano a ingenti quantità di pietre preziose con l'ausilio di presunti broker e prestanome compiacenti. Le depositavano poi presso istituti bancari esteri come garanzia per ottenere linee di credito. La Guardia di Finanza del Piemonte ha sequestrato 129 milioni di euro di rubini, smeraldi e zaffiri. Sei le persone indagate con l'accusa di contrabbando, riciclaggio, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori all'estero. Gli autori di una truffa da 186.700 euro ai danni di una finanziaria sono stati identificati dai carabinieri di Acquiterme e dalla Polizia di Stato di Genova, San Fruttuoso. Sono 11 persone, tutte italiane, che a vario titolo sono state denunciate per truffa, ricettazione, riciclaggio e sostituzione di persona. Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle vittime raggirate che consisteva nel piazzare vetture di lusso con un sistema di finanziamento a persone che risultavano buoni pagatori, ma ignari dell'acquisto. Con questo sistema sono state acquistate sei auto di grossa cilindrata, subito rivendute ad altre persone, altre invece sono state esportate all'estero. L'accusa è di omicidio volontario a carico del fratricida di Tortona, Carlo Garrone, interrogato in carcere per l'uccisione della sorella Michelina. Vediamo i particolari nel servizio di Emma Camagna. Ero un ragazzino quando mio padre è morto e ho cominciato a lavorare in campagna con la mamma. Abbiamo pagato gli studi a mia sorella, ma quando lei si è diplomata, mai ha contribuito all'andamento familiare, disinteressandosi di tutto, pronta solo a provocarmi. L'astio fra Carlo e Michelina Garrone, 73-69 anni, lui agricoltore in pensione, lei maestra a riposo, abitante in strada pachisano a Tortona, affonda le radici nel passato e se non non giustifica il delitto, lei uccisa fucilata da lui lo scorso 17 settembre dimostra che l'uomo è stato oggetto di ripetute angherie da parte della donna, non una sorella ma una nemica. Si è accanita su di lui con un'assurda infinita serie di cause civili del tutto insensate, ma che hanno contribuito a esacerbare sempre di più i rapporti fra loro. Carlo Garone detenuto al Donsoria con l'accusa di omicidio volontario è stato interrogato su sua richiesta dal PM Giancarlo Bona, titolare dell'inchiesta. Dice il difensore Francesco Casarin che il fratricida ha voluto meglio spiegare le angherie della sorella. Provocatrice nata e che anche la mattina del delitto, di cui l'uomo non ha ricordi, come avesse avuto un blackout, lo ha insultato. Gli ha detto di andarsene, ha fatto ricorso a parolacce. Forse avrei dovuto cambiare casa, i due abitavano uno di fronte all'altro, ma non me la sono sentita perché non avevo fatto nulla di male, ha detto il fratricida al magistrato, e sono tanti i testimoni che possono confermare le sue affermazioni. Basta operazione di controllo straordinario della Polizia di Stato sia nella città di Casale che ad Alessandria, controlli finalizzati alla lotta contro i reati alla persona, al patrimonio, alla droga e alla prostituzione. A Casale sono state controllate 174 persone e 11 veicoli. Un polacco è stato detto nel corso di una conferenza stampa, un polacco è stato arrestato per sua suo di per furti e rapina. Ad Alessandro invece è stato detto, come vi dicevo, una conferenza stampa alla quale ha partecipato il vicequestore Alessandro Perugini e l'ispettore Roberto Cucu, sono state identificati complessivamente 50 persone, 25 veicoli controllati. I reparti speciali della polizia hanno accentrato i controlli soprattutto al quartiere Cristo, nella zona della ferrovia, nei giardini antistanti e nei sobborghi di Casalvariano e Balmadonna. Nel isonato ferroviario la polizia con l'ausilio di una unità cinofila dei vigili urbani ha bloccato un ragazzo di appena 16 anni residente d'Alessandria ed un genovese di 50 anni in possesso di sostanze stupefacenti per combattere i furti di rame durante un controllo presso un rottamaio della zona. Sono, stati trovati, sono state trovate 12 tonnellate di oro rosso, cioè di rame, promento di furti ai danni delle ferrovie di Stato per un valore di 60.000 euro. Infine, a Strevi, nella Quese, è stato chiuso un circolo privato frequentato da personaggi conosciuti dalle forze dell'ordine. Inoltre, nel locale del circolo, la polizia ha fermato una donna straniera che era in possesso di sostanze stupefacenti. Ad Ovada ci sono stati degli arresti da parte dei carabinieri per un furto di antichità. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Ovada hanno arrestato alcuni recettatori per furto di antiquariato. I militari, a seguito di attività info-investigativa avviata nel mese di settembre, deferivano in stato di libertà tre persone di nazionalità italiana, rispettivamente di 21, 38 e 44 anni, residenti nel comune di Cassine, responsabili del reato di ricettazione. Le indagini nelle prime fasi venivano indirizzate ad una bancarella di antiquariato, sita in quel comune, dove venivano rinvenuti vari oggetti di provenienza furtiva. Le indagini consentivano di recuperare a seguito di perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria mobili d'epoca, quadri, attrezzatura da lavoro e altro materiale vario di provenienza illecita, il cui valore ammonta a 30.000 euro, tutto posto sotto sequestro. I ricettatori, sorpresi dall'inaspettata visita dei militari, non sapevano dare giustificazioni circa i beni trovati in loro possesso. La rifruttiva in attesa di restituzione ai legittimi proprietari è visionabile presso la stazione di Carabinieri di Ovada. La Regione Piemonte, dopo i vitalizi, taglia le indennità di consiglieri e assessori. Una proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza prevede già dal mese di novembre una riduzione del 10% con un risparmio di oltre 800.000 mila euro l'anno. Si tratta, ha spiegato il Presidente dell'Assemblea regionale Mauro Laus, di un'ulteriore mossa per il contenimento dei costi che non poteva essere più rinviata. A nome Ligure è stata prorogata fino al 31 di dicembre l'ordinanza sindacale per regolamentare la movida nel centro storico, il servizio curato da Enrico Mariatto. È stata prorogata integralmente fino al 31 dicembre l'ordinanza sindacale voluta dall'amministrazione comunale di Novi Ligure per regolamentare la movida del centro cittadino. Diverse le disposizioni contenute nel provvedimento, a cominciare dall'apertura e chiusura di pubblici esercizi, circoli privati di somministrazione e negozi di prodotti alimentari. Gli orari da osservare sono i seguenti: dalla domenica al mercoledì, apertura alle 6 e chiusura all'una del giorno successivo giovedì, venerdì, sabato e prefestivi apertura sempre alle 6 e chiusura invece alle 2 del giorno successivo. L'ordinanza inoltre prevede il divieto per negozi, circoli, attività artigianali di vendere superalcolici per asporto dopo le ore 19. Stesso discorso per pubblici esercizi come bar, ristoranti, pizzerie. La vendita è consentita solo all'interno dei locali e dei relativi plateatici esterni se autorizzati. Infine, entro un'ora dalla chiusura, i gestori degli esercizi sono tenuti ad asportare e conferire negli appositi raccoglitori i residui delle consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di 20 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze e a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio. È importante precisare che le norme si applicano all'interno della zona denominata Distretto Urbanizzazione 1, che risulta quella il cui perimetro esterno, non incluso nelle limitazioni previste dall'ordinanza, è individuato da Corso Romualdo Marenco, Piazza 20 Settembre, via Istituto Neto e Corso Piave. Le violazioni prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa fino a un massimo di 500 euro. In caso di recidiva, il sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. Adesso andiamo all'ERMA, non certamente per parlare dell'alluvione che ha colpito questo paese dell'Ovadese dove fra l'altro nelle prossime ore l'esercito creerà un ponte provvisorio in sostituzione di quello cornato, ma bensì per una cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi, una cerimonia di gemellaggio tra l'erma italiana e l'erma messicana. Oltre a scambi culturali vi, sono, vi sarà anche la possibilità di vantaggi economici e per il turismo. Vediamo il servizio di Bruno Mattana. Un gemellaggio che è stato un evento ha avuto come teatro Lerma, la storica e antica località dell'Ovadese. La Lerma messicana è stata accolta con l'importanza e il calore che la cerimonia richiedeva dalla sua gemella Ovadese. Oltre 100 componenti la delegazione dei messicani, con alla testa il presidente del municipio Eric Sevilla Montes de Oca e la sua giunta, hanno voluto scendere dai pullman proprio sotto il castello, poi procedere a piedi fino al centro polifunzionale. Dove si è svolta la cerimonia per un primo contatto con il paese, poi sviluppatosi nel pomeriggio. Ad attendere il folto gruppo latinoamericano, il sindaco Bruno Luise, autorità, forze dell'ordine e tanti cittadini che hanno sventolato il tricolore messicano per dare il benvenuto ai cugini d'oltre d'oltreoceano. Assentiamo il vice sindaco Mori, che è stato uno dei più impegnati sostenitori di questa iniziativa. Questo gemellaggio può portare decisamente molte cose, eh, tipo oh, scambi culturali. Eh, commerciali, noi abbiamo per anche esempio turistici. turistici assolutamente, noi siamo andati venerdì scorso con la delegazione che era già qua alla ELAC Dufuro Novi negli stabilimenti di Novi perché ci potrebbe essere anche degli scambi, loro danno cioccolato e noi potremmo anche esportare eh, la produt produttrice lo, di, di, di cacao e esportare il cioccolato, perciò insomma poi abbiamo la cantina di Lerma che Produce vino, logicamente si può anche esportare in Messico che sono, eh, grossi, importano già eh, vino dalla, dalla Francia e dall'Italia, perciò potremo aggregare anche queste cose qua. Cioè, è tutto da guadagnarci, Assolutamente, cioè, assolutamente. E, e, a parte l'aspetto la, culturale che è il più importante. La cosa forse. importante è l'aspetto culturale, però, logicamente, per le nostre zone che sono zone non tanto o um, avvantaggiate, cioè da, 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 da portare degli scampi anche di eh, merci e varie cose. E fra poco, subito dopo la chiusura della sigla del telegiornale, parleremo di Agri Insieme, come vi dicevo uno spazio informativo che tornerà ogni venerdì in tutte le edizioni dei nostri telegiornali, si tratta, appunto, vi riferivo, nostri, eh, della rubrica Agri Insieme, curata da Alessandra è nata per valorizzare le tipicità agricole della provincia di Alessandria. Poi subito dopo andrà in onda la pagina sportiva e sentiremo come sarà il tempo nelle prossime ore e le notizie utili. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Agrinsieme ci porta oggi alla scoperta di un altro prodotto del territorio: la nocciola. Qui tra le sue mani qualche esemplare di questa coltivazione. Siamo nell'Aquese, una terra vocata naturalmente, in espansione in realtà. Sì, sicuramente è una, te è una terra in espansione, soprattutto in questi ultimi periodi. Fino a una decina di anni fa e si, si occupavano le parti minoritarie dell'azienda, ora invece sta diventando veramente una parte importante per il reddito dell'azienda dell agricola. E un reddito veramente interessante che è sicuramente competitivo rispetto a certi anche prodotti nobili, altrettanto nobili come il vigneto. In questa zona in particolare si coltiva la nocciola tonda Gentile della Langa. È una delle migliori qualità a livello organolettico e di qualità e infatti possiamo dire che tutte le varie pasticcerie tutte le grandi, piccole, medie e grandi pasticcerie ricercano soprattutto questa qualità in quanto può essere eh, così mi è stato detto, spelata, ad esempio spelata al 100% rispetto a qualità tipo turca o vellinese che è molto inferiore la qualità anche nella vista e a proposito di eccellenze del territorio... Proprio nell'Acquese è operativa la Giuso, storica azienda specializzata nella produzione di ingredienti composti per pasticceria e gelateria artigianale, che da due anni a questa parte lavora anche la tonda gentile delle Langhe. Dopo la raccolta, essa arriva nello stabilimento di Bistagno, sgusciata, calibrata, pulita e selezionata. Dopodiché passa alla tostatura, alla raffinazione e alla miscelazione nel caso in cui si facciano prodotti composti. Ven Vengono in media lavorati 300 kg di nocciole all'ora per 8 ore su 3 turni. Voi avete scelto di ubicare la vostra realtà da pochi anni a questa parte proprio nel cuore, diciamo così, della produzione, in questo caso della nocciola, quindi una scelta specifica anche connaturata proprio al contesto. Ah, sicuramente è una scelta anche che nasce dal cuore perché questa azienda è nata in questa zona, non propriamente in questo posto, tantissimi anni fa. Perché qui c'era una grande produzione di frutta. Abbiamo scelto questo perché appunto la vicinanza ai, ai siti di produzione era importante, ma anche perché ci sembrava molto giusto che un'azienda alimentare molto rispettosa dell'ecosistema, una sorta di azienda leggera, eh, fosse proprio al centro della produzione dei prodotti è proprio basata anche in un territorio che è agricolo, silvicolo e molto bello, piacevolissimo anche per viverci e per lavorare.